Poco meno di un anno fa le emozioni proprio a Roma dei mondiali di scherma paralimpica, 5 giorni di grande sport con gli azzurri secondi nel medagliere, 11 podi complessivi e 5 sono stati d'oro e poi l'ultima estate il presidente del comitato paralimpico Pancalli la definisce scherzosamente una paraestate che ha visto brillare l'Italia sui palcoscenici sportivi più importanti in tante discipline. Ora tocca agli europei di scherma paralimpica, dal 17 al 23 settembre sarà a Terni ad ospitare la prestigiosa kermesse che si spera eleggerà di nuovo Bebe Vio e i campioni azzurri a protagonisti. Io ho sempre detto, ma anche insomma, i miei colleghi scrematori dicono sempre, vincere una volta può succedere, rivincere e continuare a vincere è la parte più difficile, anche perché subentrano aspetti legati anche alla testa, quindi si pensa di essere bravi, invece dobbiamo sempre rimanere con i piedi o con le ruote per terra e cercare sempre di fare il meglio. Noi dovremmo vincere, ma sono certo che vinceremo sull'aspetto organizzativo, perché avete già dimostrato di essere assolutamente all'altezza delle situazioni e sono convinto, con un pizzico d'orgoglio, che i nostri atleti, i nostri schermitori e le nostre schermitrici sapranno raccontare ancora una volta la grandezza della scherma paralimpica italiana. L'unica famiglia, quella della scherma olimpica e paralimpica, ha sottolineato il presidente della Federazione Scherma Giorgio Scarso, secondo il quale la vetrina di Terni sarà un'occasione di visibilità e prestigio per diffondere lo sport a 360 gradi. Alla cerimonia di presentazione dell'evento stamani anche esponenti del governo e del mondo politico che hanno voluto ribadire il proprio impegno al fianco dello sport senza barriere. Questo tipo di supporto, di sostegno, di simpatia l'abbiamo voluto testimoniare, l'ho voluto testimoniare. Essendo presente qui saremo al vostro fianco, saremo non semplicemente al vostro fianco, saremo dietro di voi a tifare, a spingervi per raggiungere risultati per cui lavorate tutti i giorni con grande sacrificio. Quindi forza, avanti, siamo con voi. Al fianco dello sport paralimpico e del diritto allo sport per tutti, senza barriere va segnalato l'impegno di Fondazione Vodafone Italia con la creazione oltre un anno fa della piattaforma OSO, acronimo di Ogni Sport Oltre, è nata una rete fatta di più di 1000 realtà sportive su tutto il territorio nazionale con 7 milioni di euro di contributi tra investimenti diretti, partner e crowdfunding. In realtà è un contributo più che a un evento, a una progettualità che la federazione di scherma e parascherma ha sviluppato ed è sostanzialmente una progettualità che ha l'ambizione di costruire un percorso di occasioni per coloro che oggi non praticano attività sportiva o non praticano la scherma, che si trovano in situazioni di particolare disagio o difficoltà, quindi persone che hanno un handicap, una disabilità, per avviare queste persone allo sport. In questo, come dire, Fondazione Vodafone ha avviato da alcuni anni appunto il progetto OSO, che è Ogni Sport Oltre, la cui ambizione non è quella di premiare chi già ha avuto accesso alla disciplina paralimpica e quindi, come dire, investire ulteriormente in talenti già conclamati, quanto piuttosto quello di costruire e contribuire a costruire una voce che dica che lo sport è un diritto di tutti.